Una volta a casa di Giovanni Minoli, di notte, fonda con Ezio Mauro, che allora era un notista della stampa, oggi direttore di Repubblica, che aveva l'agendina, allora non c'erano i computer, l'agendina, mi ricordo che anno era, anni 80 comunque, l'agendina più completa che un giornalista potesse avere. Cioè, i numeri di telefono, tutti fissi perché non c'erano i cellulari, tutti i numeri fissi. Certo, sì, tutti i numeri fissi, il numero della zia, del giardiniere, di Andreotti. E allora decidemmo di fare prima un esperimento con un uomo non politico, con Gianni Minà, per cui uno di noi mi chiamò, non io, disse: è pronto il Quirinale, il dottor Minà, le passo il Presidente della Repubblica, 3 di notte, pronto? Come stai? Sono contento di trovarti sveglio a quest'ora, non è vero? Oh, grazie Presidente, sì. Che cosa posso fare per te? È una cosa molto importante. Tu sai che io domani parto per un viaggio ufficiale nell'America Latina, non è vero? Che tu conosci bene. Io vorrei che tu domani a mezzogiorno mi portassi delle mappe. Dico, adesso la proviamo. Sparo la fregnaccia più grande del mondo. Questo mi manda a quel paese. Abbiamo delle mappe colorate, perché qui al Quirinale hanno delle carte di cui non mi fido. E quella dall'altra parte: ah sì Presidente, va bene, va bene. Portamene 4-5, ma fate molto bene. Senza... E poi guarda, sali su da me, ti lascio di altre. Scusate, cazzata proprio impensabile, perché dissi: ti lascio un passi nella garitta. Addirittura. E dico, adesso questo scopre. Invece manco quello. Zero. Vabbè, però questa non aveva valenza politica. Non ancora. Non hai fatto no. La crisi. La crisi viene dopo. E poi gli dissi anche, l'ultima bufala, qui. Gli dissi, vabbè, poi vieni su a pranzo da me al terzo piano, che non esiste un terzo piano, vieni su da me al terzo piano. Poi passammo tutta la notte, per esempio chiamammo Flaminio Piccoli, segretario della Democrazia Cristiana, e la voce di Pertini come Pertini, e dissi: Flaminio, tu devi sapere che i socialisti sono tutti più o meno dei gran ladroni. E Flaminio Piccoli dice: ah, ma Presidente, si lo disitimite, credo, è una carità. Oppure c'era Bubbico, forse l'avete perso di vista, ma Bubbico era questo amore, si occupava solo dei problemi della RAI. E allora il suo motto era: noi a Rai non volemo la lottizzazione, noi volemo er latifonno. E poi sì, poi il presidente della Rai, che era Zavoli, il quale alle 4 del mattino diventò un grillo e cominciò a fare un dibattito: sì Presidente, perché la libertà, e insomma fece una cosa per cui scaricò una dichiarazione all'ANSA lunga 1,5 chilometri. E a tutti dicevo: domani mattina venite a mezzogiorno da me a pranzo. Venite. Cioè, c'era la coda di domani mattina. Allora una coda. Una coda di macchine blu arrivò alla porta Carraia del Quirinale, che sta dietro, e poi tornarono indietro tutte quante. Insomma. Ma la cosa finale molto carina è che la mattina dopo andai a Repubblica in redazione, ero un po' scosso da questa, l'avevo fatta un po' troppo grossa, capito? Cioè, un po'... E mi vidi venire incontro un vice direttore pallido, tutto imperlato di sudore. Dico, speriamo... Venne proprio verso di me e disse: Paolo, questa ti posso fare una domanda? Dico, sì, dimmi, per caso tu, questa notte, con la voce di Pertini, mi arrestano, hai telefonato qui al giornale? Dico, no! No? E quello disse: porca puttana! Quello che era successo era che il vero Pertini, che aveva questa abitudine, aveva telefonato all'ufficio del redattore capo, nessuno ci aveva creduto, Livornese, il quale, pensando che fossi io, gli disse: oh, vedi un po' di non andare a fare in culo, eh? È un rompeoglioni!